Il Rotary Campus è una manifestazione con la quale i Rotary di Abruzzo e Molise finanziano il soggiorno di una settimana per persone disabili e le loro famiglie, creando quindi occasioni di svago e attività in un villaggio appositamente allestito a Roseto degli Abruzzi. Si punta soprattutto sull'arte terapia, dove l'arte è declinata in tutte le sue forme: musica, pittura, scultura e teatro, con l'obiettivo di aprire canali di comunicazione con persone che spesso hanno difficoltà a comunicare con gli altri attraverso i canali tradizionali. Durante questa settimana faranno tutta una serie di attività, sia di tipo ludico-ricreativo, sia di tipo informativo, approfondimento di temi che riguardano i ragazzi stessi e le loro famiglie, come il dopo di noi e tutta una serie di altre strutture recettive per diurne o a ciclo completo per il loro futuro. Noi da alcuni anni puntiamo sull'arte terapia, quindi sull'utilizzo dell'arte in tutte le sue varie espressioni, musica, pittura, scultura, teatro, per poter diciamo aprire dei canali di comunicazione con queste persone, perché spesso con loro è difficile la comunicazione attraverso i canali tradizionali. Però abbiamo visto che attraverso tutte le forme di arte, invece c'è possibile un avvicinamento maggiore. E quindi abbiamo dei pittori che stanno qui tutta la settimana e fanno divertire, fanno giocare questi ragazzi, dei musicisti, attori con i quali si prepareranno poi uno spettacolo teatrale che faranno loro stessi. Tra le novità di quest'anno ci sono due simulatori di guida per persone con disabilità che permettono di raggiungere l'inclusione. Si tratta di un progetto a cui hanno partecipato grandi aziende e anche il Comitato Paralimpico Nazionale. Questi simulatori sono stati costruiti a Maranello e quindi sono ovviamente una garanzia di alta tecnologia. Presidente, è un progetto, possiamo dire, innovativo. Assolutamente sì, è un progetto innovativo perché parte innanzitutto da un progetto innovativo che già in ACI abbiamo portato 7 anni fa, che era il Sim Racing, che è stato trasformato nel 2021 a luglio, siamo riusciti a farlo riconoscere al CONI come disciplina sportiva, per cui non parliamo di un e-sport, diciamo come gioco elettronico, ma parliamo di una disciplina sportiva riconosciuta a tutti gli effetti. Il vantaggio di questo progetto è che siamo riusciti a declinarlo finalmente, dopo anni di lavoro, circa due, sulla disabilità e quindi il fatto di portare dei ragazzi disabili a competere insieme ai normodotati, quindi non creando una categoria a sé, un campionato a sé, ma portare questi ragazzi a concorrere come normodotati. E questo per noi è un grandissimo risultato, perché vuol dire abbattere completamente quelle che sono le barriere della disabilità.